Sabato 29 giugno, ben ritrovati con il TGL News. In primo piano una notizia di qualche ora fa: Fratelli d'Italia rinuncia alla presidenza del Consiglio Comunale, non certo per timore delle illazioni, degli accostamenti che solo per mera speculazione politica vengono diffuse ad arte, ma per lasciare libero il campo ad ogni e qualsiasi soluzione prospettata. È quanto si legge in una nota firmata dal capogruppo di Fratelli d'Italia Giancarlo Migli lunedì 1 luglio. Lunedì prossimo il Consiglio Comunale è chiamato ad eleggere il nuovo presidente, che succederà a Giuseppe Caruso, esponente di Fratelli d'Italia, finito in carcere con l'accusa di associazione mafiosa. Migli fa sapere che la rinuncia alla presidenza è stata ribadita dall'onorevole Tommaso Foti nella riunione con i partiti, il sindaco e la giunta. Parliamo di salute: vaccino contro il papillomavirus, HPV gratuito anche per le giovani donne fino ai 26 anni mai vaccinate in precedenza. È una iniziativa della Regione Emilia-Romagna. La gratuità del vaccino, attualmente prevista per gli adolescenti, femmine e maschi, a partire dagli 11 anni fino ai 18, viene ulteriormente estesa anche alle donne che abbiano subito recenti trattamenti per lesioni correlate all'infezione. Il vaccino potrà essere somministrato in concomitanza della prima chiamata per lo screening del tumore del collo dell'utero. Sta per concludersi, parliamo di meteo: il giugno più caldo di sempre, con una brezza che nella mattinata di oggi ha spirato su Piacenza, portando una boccata di ossigeno, facendo abbassare temporaneamente il grado di umidità nell'aria e soprattutto dando una piacevole sensazione di benessere, una fugace finestra di ristoro dopo una settimana infuocata in cui i termometri hanno toccato i 40 gradi a Bobbio. In città il picco di sempre per quanto riguarda il mese di giugno è stato giovedì scorso con 39 gradi. Le previsioni per i prossimi giorni sono praticamente stazionarie, con un cielo sereno e temperature attorno ai 35 gradi fino a martedì, quando l'alta pressione comincerà a dare segni di cedimento. Il regolamento comunale c'è già da 6 anni, ma il progetto di un cimitero per gli animali d'affezione sul nostro territorio si è sempre arenato. L'amministrazione comunale vuole invece farlo decollare una volta per tutte. Nella riunione di giunta dell'altro giorno sono stati quindi definiti e deliberati i criteri da inserire in un imminente avviso pubblico di manifestazione di interesse, che dovrà individuare un soggetto chiamato a costruire e gestire la struttura, oltre che a individuare l'area. La pratica porta alla firma del vice sindaco Elena Baio, che detiene la delega sulla tutela degli animali. Tutti i dettagli sul nostro sito liberta.it. Questa è la nostra ultima notizia, ci ritroviamo più tardi. Buon pomeriggio.